Signori, bentornati su Hob. Nella scorsa parte abbiamo iniziato questo gioco molto muto, molto mistico. E a malincuore abbiamo già perso un braccio. Oh no, abbiamo iniziato malissimo questa avventura. Ci eravamo lasciati qua davanti al checkpoint. E salve! E niente, l'ho mancato. E salve, signor cinghiale, ci muoia. Abbiamo sbloccato questa spada e la possibilità di tirare, beh, un pugno. Com'era? Con Y? Sì, era con Y. Con Y possiamo tirare un pugno. In Endcard si era intravisto questo signore. Ok, mi sa che dobbiamo affrontare il signore. Qualcosa mi dice che è così. Tu muorici. Salve! Ok, abbiamo fatto piazza pulita dei, beh, minion che erano qua intorno. Signore. Salve. Madonna, ma ci ha distrutto. Ma che cazzo. E questo è il nostro punto di rinascita, ho potuto notare. Ok, sir, io non mi ricordo però come si faceva la scivolata. La scivolata era con B, perfetto, ora mi ricordo. Quindi tu ci muori. Ah, il signore ce l'ha già con me. E niente, vediamo di stare lontani. C'è un bastardo ancora più grande. Stammi lontano, stronzo. Stammi lontano, stronzo. Allora, è molto facile in realtà. Questo boss è un balletto in sostanza. Oh merda, toglie un botto di vita. Stammi lontano. Stammi tanto lontano. Oh merda. Fa 4 combo. 1, 2, 3 e 4. Perfetto. C'è morto e ci ha dato tantissime perline. Grazie mille, gioco. Allora, di qua posso notare che non si può passare, però ci sono dei punti di mappa. Ok, lasciamo perdere. Io ho un modo per tornare su, gioco? Sì, posso tornare su per di là, perfetto. Quindi non è servito a niente affrontare il sir. Va bene, allora torniamo su. A quanto pare non era questa, beh, la strada giusta. Però io di qua ho visto cose. Salve. Di qua dove mi... porta, di qua mi riporta, beh, di qua. E allora non so dove andare, sto letteralmente brancolando nel buio. Qua posso fare qualcosa? Qua non posso fare niente a quanto pare. Allora andiamo di qua, che avevo visto un cambio bioma. Salve Hob, stai attento. Qua non possiamo fare nada. Dov'è che avevo visto il cambio bioma? L'avevo visto per di qua, e allora andiamoci. Salve. Buongiorno. Ah, molto, molto elettrico. È pieno di queste cose meccaniche. E non so cosa ci possono servire. Salve, lì è bloccato. E questo cos'è? Ah, buongiorno, questo è un viaggio rapido. Ok, quindi possiamo tornare quando vogliamo alla forgia. Magari per potenziarci la spada o per comprare qualche abilità. Laggiù si cade, bello. No, stammi lontano. Statemi lontani, bastardi. Poi di qua abbiamo altri stronzi. Oh merda, per un attimo pensavo mi stessero tirando una sfera energetica. Allora, la missione principale qualcosa mi dice che è, beh, quel coso. Ma prima voglio vedere un po' di cose. Non è normale che sia tutto qua. Allora, qua sotto vedo una piattaforma. Posso... ah, posso caderci. E qua otteniamo altri collezionabili, prendiamoli. Che spettacolo, siamo a 42. Bene, e di qua invece cosa abbiamo? Di qua abbiamo una scala per tornare su. E là vedo che c'è un pulsante. Interessante il pulsante. Hob, vammi di qua. Di qua non c'è niente, perfetto. Grandissimo Hob. E salve, un collega del signor Lazzarin che dobbiamo prendere a pugni con tutta questa violenza. Perfetto, due cariche. Ce ne mancano altre tre per avere un'altra barra di energia. Posso cittarmela? Non posso cittarmela. Qua posso rompere. Bello. Andiamo giù allora. Salve, interruttore. Non so cosa sto facendo. Ho aperto qualcosa? Va bene. E questa cosa la possiamo prendere in mano e suppongo che dobbiamo metterla qua. E allora mettiamola qua. Grazie mille. E aspetta, no, per un attimo ho temuto che mi schiacciasse. Ok, ci ha aperto qualcosa. Una possibile uscita? No, però qua possiamo fare cose. Di qua invece non possiamo fare niente. Va bene, allora apriamo di qua. Stiamo aprendo zone. Inaspettatamente. Salve, questo coso qua si è acceso. Ok, cosa abbiamo di qua? Buongiorno, stia calmo. No, lei sir è un po' troppo agitato. Non lo possiamo
colpire. Salve. Non so come ucciderlo. Sto panicando. No, no, sto panicando. Non so come ucciderlo. Allora via, via, via. Allora via, via, via. Che non voglio assolutamente avere a che fare con codesti, sir. Va bene, dobbiamo salire qua, a quanto pare. E questo qua mi permette di fare cose? Sì, no. Non si sa. No, questo coso non serve a niente. Allora avevo preso la strada giusta. Dobbiamo proseguire per di là. Per di qua. Ma di qua non abbiamo niente. Qua possiamo salire in qualche modo? No, grazie tante, gioco. Tu sì che sai spiegarti per bene. E allora, il sir, a cosa servono? Salve. Voi mi fate male? Anche queste piattaforme fanno male. Oh merda. Scappa, Hob. Scappa. Non so dove devo andare. Ah, c'è una scala. Prendi la scala. Salve. Voi siete pericolosi? Un altro signor Lazzarin. Ma quanti ce ne sono in giro per la mappa? Grazie mille. Frammento energetico ottenuto. Ce ne mancano due. Allora, la strada da intraprendere è questa di qua. Non è neanche questa di qua. Cosa devo fare, gioco? Piegati. Ci sono morto. Totalmente a caso. Ma dai. Ma io non so dove andare. Non ci sono punti di mappa accessibili. Figa, qua è tutto bloccato. Siamo sicuri che questo coso non serve a niente? Sembrerebbe inaccessibile. Forse qua sotto ci sono cose che mi sono perso. O meglio, qua sopra ci sono cose che mi sono perso. Non sembrerebbe. Allora, qua vedo una cosa che magari possiamo sbloccare tornando indietro, perché sta puntando un qualcosa. Non lo so, sto letteralmente girando la cieca. Salve. Un signore gentilissimo, un altro della nostra specie. E abbiamo ottenuto un frammento di spada. Come ho fatto a non vederlo nella scorsa parte? Non lo so, in qualche modo non l'ho visto. Ma quindi questo serve a qualcosa? Non serve a niente. Gioco, non so cosa fare. Questa cosa non mi piace. Forse ci serve qualche abilità alla forgia. Magari abbiamo sbloccato qualcosa di nuovo. Proviamo ad andare alla forgia. Gentilissimo. Perfetto, Hob. Sei ritornato a casa, tra virgolette. Allora, andiamo a vedere al pannello delle abilità. Cosa abbiamo? Abbiamo qualcosa di nuovo? Sembrerebbe di no, però possiamo sbloccare agilità. Schivata in capriola potenziata. Allora confermiamo l'acquisto. Grazie, quindi ora possiamo fare cose? Non ne ho la benché minima idea. Allora ritorniamo alla zona. A sto punto non sappiamo dove andare. Cioè, ci sono tante strade, però tutte le strade sono praticamente bloccate. Cioè, noi dovremmo andare lassù. Ok, per arrivare lassù dobbiamo passare da qualche parte. E salve, qua vedo cose in background. Allora, qua sotto abbiamo un botto di energia. E non ci conviene mai nel mondo passare per questa energia. E allora proviamo un po' a girare. Oddio, ho appena notato una cosa. Il sir, quando ci carica, può andare addosso a queste cose. Vieni, ci spostiamo. E gli si spacca l'armatura. E allora possiamo colpirlo. Ok, si scoprono cose nuove e belle. Salve. Qua giù abbiamo tantissimi sir. Ora lei gentilmente mi venga addosso. Quasi. Allora, adesso il sir mi ha caricato. Quindi ora mi caricherà di nuovo. E non appena mi carica, io mi tolgo e lui perde un pezzo della sua armatura. Gentilissimo. Ora torni di qua. Venga, venga, venga. E gli spacchiamo l'armatura. Salve. Faccia sotto, bastardo. E c'è morto. E un rompicoglioni ce lo siamo levati. Ora, di qua non si può passare perché c'è l'infezione. Bene, dove devo andare? Allora, di qua è tutto quanto, rotto. Mentre per di qua c'è un'altra zona. Io qua sotto non mi posso buttare perché sennò muoio. E fin lì ci siamo. Allora, questa sfera dà energia che la porta qua su. Manca l'energia di là. Quindi passiamo per questo cunicolo. C'è qualche modo per poter passare? C'era una scala. Non ho visto la scala, non ci credo. Sono veramente preso malissimo e cambio di bioma. Con altri collezionabili, grazie mille. Siamo a 22 collezionabili. Bene, ora qua io ho bisogno della sfera. E come la ottengo la sfera? Aspetta, aspetta, si può passare per di qua. Attraversiamo il ponte. Bene, attraversiamo il ponte e non correre possibilmente, Hob. Perché non vorrei cadere. Grazie per la sfera. Gentilissimo, Hob, prendimi la sfera. E possiamo portare la sfera. Nice. E la mettiamo qua sotto, così attiviamo anche quest'altro cubo. E in tutto ciò il cubo deve dare energia a quella cosa. Ok, ho spostato il ponte, pratico. Quindi ora teoricamente abbiamo una strada. Perfetto, e qui c'è una scala. Dove ci porta la scala lo scopriremo a breve. Quindi Hob, scendi. Grazie, tantissime bestie. Moriteci, bastardi. Ah, e qua su siamo nel punto che avevamo visto prima.
Va bene. Quindi io ora qua posso aprire la scala e possiamo tornare su in maniera molto più pratica. Possiamo entrare qua dentro e qui c'è questa cosa che abbiamo visto prima. Ah, il simbolo, beh, qua sotto di noi è identico al simbolo che c'è qua sopra. Quindi qua sblocchiamo l'abilità per usare quei cosi. Ok. E allora mi illumini, Hob. Stavo per caderci male. Salve. Ah, laggiù vedo il macchinario. E allora andiamo. Nuovo potenziamento. Che spettacolo. Così almeno, beh, possiamo sapere a cosa servono queste cose. Ah, ovviamente io devo sempre scendere qua sotto senza sapere come tornare su. Fammi indovinare, cadrà di nuovo tutto quanto? Qualcosa mi dice di sì. Muorici. Gatto. Gatto. Muori, gattino. Perfetto. Ah, così. Nessuna sfida, niente di niente. Come sempre, brividino al braccio perché siamo su Hob e abbiamo sbloccato qualcosa di nuovo. Achievement sbloccato, secondo armamento. Ok, e con ciò gioco. E con ciò possiamo tirare la leva, va bene, tiriamo la leva allora. Ah, mi abbassi tutto, ok, ci sta. E non ho capito se l'open world di questo mondo lo è anche per il sottosuolo, perché sembra che il sottosuolo sia collegato. Salve, RB. Ok. Ma... mi scusi. È bellissimo. Mentre con X e muovendoci possiamo spostare. Meccanica bellissima. È complicatissima allo stesso tempo. Non oso immaginare, beh, i puzzle. Via, teleporter. Grazie. Qua cosa possiamo attivare? Qua possiamo attivare... oddio, ma va a tempo. Corri, Hob. Via. Oh mamma, incredibile. Veramente incredibile come meccanica. Ah, e possiamo tornare indietro. Ecco a cosa serviva. Ok, simpatico, ci sta come meccanica. Quindi ora possiamo utilizzare codesta piattaforma. Allora andiamo. Madonna, mezza mappa mi fai girare. Grazie. Checkpoint. E qua possiamo fare cose. Ah, abbiamo liberato il passaggio. Abbiamo spento quel muro. E la sfera ha fatto cose. Salve, quindi noi ora possiamo salire qua sopra e fare cose con questo? Sì, la sfera si illumina, possiamo premere X. Ci appoggiamo il guanto. Salve. Salve. Buongiorno, possiamo muoverlo. E questo coso può passare ovunque. Guarda che scappano tutti, oddio. Scappano tutti quanti, no, ma noi possiamo schiacciarli? Possiamo schiacciarli e farmare le monete. Che spettacolo. E qua vedo cose. Ma quindi io posso togliere l'aggancio ogni volta che voglio. Bello. Quindi qua ci siamo persi cose? No, qua ci potevamo salire e basta. Simpatico, allora riprendiamolo. Cosa dobbiamo fare con questo? Dove dobbiamo, beh, appoggiarci? Ah, posso notare che qua c'è una piattaforma. Quindi dobbiamo appoggiarci tipo qua e metterci bene. Allora appoggiamoci qua. Sì, possiamo appoggiarci e vedo che sta dando energia. È tutto così questo livello, che dobbiamo scambiare l'energia da una parte all'altra. E collezionabili, salve. Non sei un collezionabile tu. Schema trovato, pugno potenziato. Aumenta il danno del pugno. Ah, quindi possiamo trovare anche le abilità dentro quel coso, dentro questa scatola. Bello, bello, bello. Questo vuol dire che devo esplorare un botto. Allora, quassù abbiamo l... cazzo. Mentre per di qua, salve. Ma lei la conosco. Lei è una di quelle piante che ci dà i frammenti di cuore. Guarda che bella. Grandissimo, Hob. Trancia via il fiore e prenditi un frammento di cuore. Nice. Salve. Ma tu non sei normale. Tu non sei assolutamente normale. Ok, pensavo che fosse come il boss che abbiamo visto, beh, all'inizio. Non è così. Allora io cosa devo fare? Devo andare da te e colpirti male. Devo distruggere tutte queste cose. Non ho capito, gioco. Non lo so, non lo so, non lo so. Hob? Hob? Per dove dobbiamo passare? Non lo so, dobbiamo fare cose, ma non ho capito cosa. A me serve tanta vita, tantissima vita, grazie. Dobbiamo arrivare là in qualche modo. Come fare? Lo sa solo il Sir. Salve, ci muoia. Bastardo, muorici. Ah, e c'è morto. Nice. E distruggiamo questo coso. Tantissime perline, tantissime monete, quel che è. E il bastardo c'è morto. Perfetto. Altri collezionabili, onestissimo. E qua c'è un altro punto in cui ci si può sedere. Simpatico. Laggiù vedo un cancello. Ok.
E quel cancello può servirmi a qualcosa? Beh, sicuramente sì, se c'è. Ma non so neanche a che cosa. Va bene, Hob, sei passato dall'altra parte del crepaccio. Ora puoi fare cose. Invece no, ora non puoi fare niente, perché qua ti serve il robot. E allora cosa devo fare? Devo tirare la leva e basta? Ok, ho tirato la leva, che dà energia. Ah, quindi ho fatto cose extra, non serviva un cazzo fare quelle cose. Non dovevo sfidare il tipo. Lassù vedo una farfalla in alto a destra. Quella farfalla, come la raggiungiamo? Beh, c'è una scala che si può generare, si può intravedere da, beh, i simboli che fa il coso. E per coso intendo la roccia, la parete. Possiamo salire per di qua? Qualcosa mi dice di no, e se ci provo vado a finire nel sottomondo. Vorrei evitare di andare nel sottomondo. Riprendiamoci il nostro robottone gigante. Grazie, calpestami la bestia. Muoviti. Bravo robot. Bene, stacchiamoci da qui e saliamo. Si è intravisto un parkour molto simpatico, e allora andiamo a fare quel parkour. Grazie, qua mi sa che dobbiamo saltare in alto, perché è molto lungo il salto. Bravissimo Hob. E passiamo per questo ponticello. Dobbiamo dare di nuovo energia? Mi sa proprio di sì, questo è tipo la meccanica del bioma. Salve, qua abbiamo un punto simpatico. Qua abbiamo i cosi per farci sbattere le bestie, mentre di qua si può scendere. E allora Hob, scendi. Quindi sotto, sotto, sotto. Vai tanto sotto. Abbiamo bestie? Sembrerebbe di no. No, abbiamo due spazi per il cubo. Va bene, cosa fa questo cubo? Questo cubo dà energia. Ah, ma non lo possiamo spostare al di fuori di qua. E allora, posso usarlo per salire? Sì. Qui posso usare il potere del braccio. Non è vero, non posso usare il potere del braccio. Pensavo. Dove possiamo andare allora? Non possiamo andare da nessuna parte se non per di qua. Ok, dovevo tornare indietro. Ho fatto male a staccare il cubo, credo. Ah, dobbiamo far scivolare il cubo, Hob, appena c'hai voglia. Bravissimo. Spingilo. La madonna, con che potenza. Quindi dobbiamo utilizzare il cubo per dare energia agli altri due punti. Quindi coraggio, Hob, spingi il cubo là dentro. Grandissimo. E si è aperto qualcosa. Andiamo a vedere cosa si è aperto. Salve. E la madonna, quanto casino. Ok, ho fatto cose. Ora comprendo. Il cubo lo devo portare. Non è vero, non lo devo portare da una parte a quell'altra. Va bene, dai, vediamo cosa invece ci sblocca all'altra entrata. Salve. È come quello di prima, scusami. Ah no, invece ha aperto qualcosa, perché fa luce. Grazie. Ok, quindi c'è tutto. Ora, rigor di logica, dobbiamo rispingere questo qua dentro. E se togliendo il cubo non va a togliergli l'energia, ma va solo a chiudere la porta, possiamo risalire in cima. Perfetto, che bellissimo puzzle. E attiviamo la struttura. Cosa è successo? È successo qualcosa a noi sconosciuto. E allora, no, mi è morto il Hob. Non ci credo. Però è stata una cosa worth, perché mi ha riportato in cima in fretta. E allora, grazie di essere morto, Hob. Vediamo di girare la leva. No, dobbiamo spingere stavolta. E allora spingi. Si reincastra tutto quanto. E stanno succedendo cose. Ma si è incastrato perfettamente. Continua a ripetere che è strana questa cosa. Un mondo molto meccanico, sì, ci sta. Però il fatto che si incastri, non lo so, mi fa strano e mi continua a far strano. Allora, qua giù abbiamo un sir che gentilmente ci muore, tipo subito. Dove scappi? Dove cerchi di scappare? Non puoi scappare da me. Va bene, laggiù abbiamo un checkpoint, ma prima voglio andare a vedere alcune cose. Tipo la farfalla che si vedeva prima. Posso ritornare da lei? Sembrerebbe di no. Va bene, verremo a prenderla quando sappiamo cosa stiamo facendo. Tanto che al momento mi sembra un po' spaesato il nostro Hob. Allora, qua possiamo metterci giù con il robot. Possiamo anche aprire un checkpoint. Quindi salto più Y e scalinata più checkpoint. Mi sono incastrato, non ci credo. Ok, mi sono liberato. Bene, bene, bene. Perfetto, dai. Siamo stati in questa nuova zona dove abbiamo sbloccato un nuovo potere, ovvero quello di poter viaggiare tramite delle cose di luce. E abbiamo sbloccato questo robot gigante che ci permette di spostarci in maniera molto agevole per la mappa. Mappa che finiremo nella prossima parte. Bene, direi che per oggi può bastare. E noi ci vediamo nella prossima parte di Hob. Ah, posso fare cose, perché vedo che c'è il cubo e c'è anche la cosa da tirare. Bello, bello, bello. Quindi la prossima volta che apro Hob so cosa fare. Stupida farfalla, tu devi tornare giù. Perché stai su? Non devi stare su.